Buongiorno a tutti e benvenuti alle letture e al commento di oggi, lunedì 4 marzo. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, estimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza, che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla lepra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che viene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano. Il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore, suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lepra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele. Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi». Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio. E il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele». Salmo. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di te, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete di te, del Dio vivente. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù,
cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta, di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. È parola del Signore. Ah, bellissime le letture di oggi e le riflessioni che ci offre la scrittura in questo giorno, perché parla dal secondo libro dei Re della vicenda di Naaman. Naaman era praticamente al tempo del profeta Eliseo, che era il discepolo di Elia. Eliseo aveva visto Elia andare sopra in cielo, essere rapito in cielo con un carro di fuoco, e prima che andasse via gli aveva detto: fa che io possa ricevere una doppia porzione, una doppia unzione del tuo ministero. E appunto Elia gli dice: se tu vedrai questo, vedrai me portato via, allora vuol dire che il Signore ti darà un'unzione doppia della mia. E succede che infatti lui lo vede ed Eliseo diventerà uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, facendo miracoli incredibili durante tempi difficili, tra l'altro. E c'è questo re di Aram, quindi degli Aramei, che aveva un generale di nome Naaman che si era ammalato, ammalato di lebbra. A quel tempo non c'erano rimedi. Probabilmente questo Naaman, che era un uomo forte, valoroso, aveva provato tutti i rimedi della propria nazione, del proprio popolo, le proprie divinità, ma non aveva ottenuto nulla. Ma aveva una serva che veniva invece da Israele e gli disse: guarda che in Israele c'è un grande profeta, Eliseo, vai da lui, vai, vedrai che otterrai il tuo miracolo. Lui alla fine disperato va, questo Naaman, e quando arriva Eliseo neanche lo guarda, manda il suo servo Gehazi, e gli dice: guarda, il mio maestro ti ha detto, vai nel Giordano, immergiti 7 volte e sarai guarito. E qui è la reazione di Naaman. È incredibile. Perché? Perché lui non si rifiuta di farlo. Dice: cosa? Io, un generale di un grande esercito, sono venuto qua? Pensavo mi venissi fuori, mi dicessi: eccoti, benvenuto, sì, ora io ti aiuterò, ti guarirò. Le acque, qui dice, le acque di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono migliori delle acque di Israele. E va per andarsene. Se non quando i suoi servi dicono: scusami, ma se ti avessi chiesto di fare un'impresa eroica, affrontare un esercito di 1.000 persone, l'avresti fatto? Lui dice: sì. E allora perché una cosa così semplice non la fai? Vedete, qui Eliseo, ispirato da Dio, stava mettendo l'obbedienza come fattore principale per ottenere la guarigione. Naaman era una persona orgogliosa, era un generale. Non avrebbe mai fatto una cosa così semplice da un estraneo. Ed è qui che Dio voleva mettere alla prova la sua obbedienza, la sua umiltà, facendogli fare una cosa per 7 volte, quindi anche il numero 7 che è simbolico, però farlo 7 volte significa aderire a un rito di obbedienza. Semplice. E lui non lo vuole fare all'inizio, ma poi capisce che doveva entrare in questa dimensione se voleva ricevere il suo miracolo. Si fa convincere dei servi e lo fa e guarisce. E da lì inizia a convertirsi perché dice appunto: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Pensate, poi lui porterà tra gli Aramei questa testimonianza incredibile di questa potenza di questo Dio capace di guarire la lebbra, di cui non si guariva a quel tempo. E quindi queste scritture ci insegnano che
A volte dobbiamo davvero essere umili, dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio e a fare esattamente ciò che Dio ci mette nel cuore. Non importa se non lo capiamo, se ci sembra inutile, se abbiamo comunione con Dio, obbediamo alla parola di Dio, allineiamoci alla parola di Dio. Dio ci dà sempre delle istruzioni su come comportarci, cosa fare. E se facciamo quello, metteremo le basi per ottenere grandi miracoli nella nostra vita. Dio non può operare, cari fratelli e cari sorelle, se noi abbiamo un cuore agitato, un cuore superbo, un cuore che non è capace di ascoltare e obbedire al Signore. E davvero è bello perché il Signore, anche se una persona è estranea, perché Naaman era straniero, non era israelita, e questo Gesù lo dirà poi nel Vangelo, siamo oggetti della sua misericordia, ma sia che siamo vicini, sia che siamo lontani, siamo chiamati ad ascoltare Dio e imparare ad obbedirgli in tutto affinché possiamo ricevere le sue benedizioni e allontanarci dalla strada del male e da tutto quello che invece blocca le benedizioni di Dio nella nostra vita. Non rendiamo la nostra testa caparbia, ma obbediente e docile. E vedremo le meraviglie di Dio. Vi saluto, vi voglio tanto bene, buon inizio di settimana, noi ci vediamo domani, che Dio vi strabenedica. Ciao!